In occasione del decennale della firma della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti si è svolto alla Casa Circondariale di Vibo Valentia l'incontro di calcio tra i detenuti e i loro figli. Giunta all'ottava edizione, la partita con mamma e papà è stata organizzata dall'Associazione Bambini Senza Sbarre in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Abbiamo scelto i detenuti del reparto di media perché erano quelli che appunto erano coinvolti nel progetto di calcio, e quelli più meritevoli con regolare condotte, ovviamente i genitori con i bimbi. Sicuramente un momento di libertà, un momento in quel preciso istante loro dimenticano dove si trovano, perché sono così coinvolti dai loro figli che desiderano tanto, che chiaramente sì, in questo senso sì, lo possiamo dire che è un momento di libertà. Devo ringraziare tutto l'istituto penitenziario che mi supporta da 5 anni, abbiamo avuto grandi risultati, di recente c'è stata la pubblicazione del report di Antigone che ci ha dato veramente tanta soddisfazione, perché abbiamo fatto vedere quanto lavoro si è concluso, quante cose, eventi sia di origine lavorativa, formativa e trattamentali che abbiamo fatto, quindi siamo particolarmente soddisfatti. L'incontro rientra nella campagna promozionale Non un mio crimine ma una mia condanna e ha l'obiettivo di portare in primo piano il tema dei pregiudizi e dell'emarginazione di cui sono vittime ogni anno solo in Italia oltre 100.000 bambini che hanno il papà o la mamma in carcere. È un progetto all'insegna dell'inclusione, del rispetto delle regole e di collaborazione, ha dichiarato l'allenatore Bruno Narto. I ragazzi sono stati splendidi perché qui hanno la possibilità di giocare, divertirsi, di collaborare tra di loro, quindi rappresenta anche la socialità, diciamo. Oggi è ancora più importante perché all'insegna dell'articolo 33 modificato della Costituzione sancisce il diritto allo sport, quindi all'attività sportiva in tutte le sue forme, e questa penso sia una forma grandissima, lo sport nel carcere, lo sport per i disabili, lo sport per tutti, di tutti e con tutti. Ecco, questa giornata rappresenta proprio questo. Presente all'iniziativa anche l'Associazione Libera. Un momento per difendere l'interesse del minore e a difesa del diritto alla genitorialità per le persone recluse. 7-7 il risultato finale è calci di rigore a gogò per i più piccoli. Non un semplice incontro di calcio, ma una partita per la libertà.